Ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, a richiesta mi era stato chiesto di parlare degli oxide e in generale dei distress, quindi delle principali differenze tra i due prodotti, quindi cosa rende uno diverso dall'altro, e quindi ho deciso di fare una serie di video anche perché mi è stato richiesto, oltre di parlare delle differenze tra i due tamponi, di far vedere anche tutte le tipologie di utilizzi che si possono avere con questi tamponi, che è una delle peculiarità per cui comunque si tende a sceglierli. Allora, facciamo una premessa che io comunque li conosco da pochi mesi, nel senso che i Distress Ink io li vedo da un bel po' in giro, esistono da tantissimi anni, 7-8 anni più o meno. Ma non li avevo mai acquistati perché tutto quello che avevo sentito dire è che servivano per dare l'effetto anticato. Infatti, se voi vedete il colore che c'è sulla confezione, ve lo zoom un attimo. Devo ancora abituarmi un attimo alle zoomate col cellulare. Vediamo. Ok, se vedete il colore non è uniforme, quindi vedete che è un colore che dà l'effetto anticato, perché comunque abbiamo questa tonalità color miele che ha varie sfumature e quindi questa era la peculiarità che io conoscevo di questo tipo di inchiostri. Quindi non li ho mai presi perché comunque di per sé non mi interessava l'effetto. Io non sapevo che questi inchiostri reagissero all'acqua e che come era bello utilizzarli per quel tipo di decorazioni, perché già di per sé loro sono una decorazione, possono essere utilizzati per gli sfondi, possono essere utilizzati per moltissime cose. Allora, i Distress Ink intanto si differenziano dagli Oxide per il colore della confezione. Come potete vedere, i Distress Ink hanno la confezione nera, i Distress Oxide hanno la confezione grigio argento. Un'altra diversità è che i Distress Ink esistono anche nella versione mini, di cui ho alcuni campioni che avevo preso nel negozio della mamma di Clay. Per quanto riguarda gli Oxide, la versione mini size non esiste e non verrà mai fatta perché T-Moltz dice che gli Oxide, per essere utilizzati al massimo, bisogna utilizzarli con il tampone grande. Entrambi le tipologie di tamponi hanno un pad in feltro e questo già è una garanzia per quanto riguarda la timbrata. Allora, io non sapendo che sarebbero usciti dei Distress Oxide, tutta la gamma di colori dei Distress Ink, io ne avevo acquistati alcuni. Quindi la versione mini taglia, li avevo presi nel negozio della mamma di Clay quando sono andata a fare le vacanze di Pasqua a Torino, quindi oltre dei prodotti che già gli avevo chiesto, come alcuni Oxide, avevo comprato i Distress Ink perché comunque, per chi comunque fa stamping, sa che c'è bisogno, insomma, un po' di assortimento di colori. Quindi ne avevo presi alcuni anche perché dei Distress Ink lei non aveva la versione grande. Poi io li ho trovati su Amazon, quindi per chi interessassero gli ink, su Amazon si trovano come prodotto plus sotto i 5 euro, non ci sono proprio tutti i colori. Se non mi ricordo male, tutti i colori sono 61. Mi sono anche stampata, anzi, se voi li comprate su Amazon o in generale li cercate, io vi consiglio prima di acquistarli di stamparvi dal sito della Ranger la tabella colori, perché i colori, soprattutto su Amazon, sono veramente non combaciano assolutamente. Cioè, voi ad esempio vi trovate, vediamo se lo trovo, ok, questo che è il Picked Raspberry, che è uscito anche nella versione Distress Oxide in quelli nuovi. Voi lo trovate, non riuscite a capire che colore è, perché io ad esempio quando cercavo un colore vicino al fucsia, perché io avevo acquistato, vi sposto un attimo questo, io avevo acquistato dal negozio della mamma di Clay questo colore, che adesso è uscito anche nella versione Oxide, ma di per sé è un borgogna. Quindi sono andata a informarmi e ho visto che c'era il Picked Raspberry, quindi era un fucsia, una tonalità che comunque, oltre ad abbinarsi bene come tonalità di colore a questo borgogna, è anche un colore che a me piace di più. Quindi
Quindi io sono andata su Amazon, ho cercato, ma mi apparivano un sacco di colori che però non avevano niente a che fare col rosa, ossia tutti i rossi erano fucsia. E la stessa cosa vale per tutti i colori, nessun colore è uguale. Ad esempio, io ho comprato forse il Victoria Velvet o il Mille de Lavander, che se voi li vedete sono dei colori veramente molto molto chiari, che di viola hanno ben poco. Adesso io non so, dalla telecamera questo lo vedo addirittura verde, perché lo sto guardando col cellulare, quindi non è una versione, è una versione proprio così. Comunque non è un verde acqua, se voi per caso lo vedete verde acqua, ma è una sorta di rosa molto molto pallido, in scala è più pallido di questo Victoria Velvet, che è un rosa antico, che si differenzia anche da questo, che è più un color cipria. Sono molto diversi, però se voi li guardate su Amazon vi sembrano dei colori super forti e cambiano completamente la tipologia di colore. Quindi il primo consiglio che vi do è controllare la tabella colori direttamente dal sito della Ranger, che c'è, magari stampatevela, soprattutto se non li comprate insieme, perché io per sbaglio mi sono ordinata un colore che c'è negli Oxide vecchi, della vecchia edizione, doppio, quindi ce l'ho anche nei Distress Ink, può andare bene lo stesso. Però ora passiamo alle differenze principali. Entrambi i colori reagiscono all'acqua, quindi gli effetti che possiamo fare con gli ink sono gli stessi che noi andiamo ad avere con gli Oxide, con una differenza: gli Oxide sono dei pigmenti, quindi in qualità di pigmento non si vanno a miscelare tra di loro, quindi noi riusciremo sempre a distinguere le varie sfumature che abbiamo utilizzato per fare ad esempio un low, per fare comunque lo sfondo di una carta, per fare una decorazione. Invece i Distress Ink vanno a combinarsi tra di loro, quindi si va a ottenere dei colori diversi, miscelando varie tipologie di colori otteniamo un altro colore. Quindi queste sono quelle che sono le peculiarità principali. Allora, io adesso vi faccio vedere, vediamo, ve lo faccio vedere con il picchiaduro raspberry, dato che ce l'ho qua vicino. Allora, intanto, prima di iniziare, vi faccio vedere, questi sono gli Oxide nuovi, nuovi colori usciti. Ve li mostro uno per uno, sono 12 in tutto. Allora, iniziamo con questo, che è il Peacock Feathers, che è praticamente un colore ottaneo. Questo, che è un borgogna come tipologia di colore. I Salty Ocean, che è un bellissimo azzurro. Il color lino. Poi il Lucky Clover, che è proprio un rosso, scusate, un rosso perché stavo guardando quello sotto, un verde proprio che dà l'idea del Natale. La Mela Candita, che è proprio, scusate ma non è facilissimo, è un rosso proprio mela, bellissimo. Il Wild Honey, che è quello che vi ho fatto vedere prima nella versione di Distress Ink. Guardate già la differenza. Scusate. La differenza ve la mostro dopo. Intanto vado avanti a mostrarvi i colori, se no faccio casino. Questo, che è il color corallo. Questo, che è una sorta di marrone. Il Picked Raspberry. Il Black Suit. E questi sono quelli appena usciti e sono 12. Poi ci sono quelli della vecchia edizione, quindi abbiamo il Broken China, il Faded Jeans, il Wild Violet, l'Acid Spruced, che è un grigio, il Worn Lipstick, che è veramente stupendo, è un rosa ma molto particolare, tira un colore pescato, quindi è veramente uno dei miei preferiti, il Fiery Brick, che è un rosso, però è totalmente diverso, vedete,
rispetto al candy apple. Quindi qua si parla di avere un bel rosso vivo, qua è un colore che vira di più a un color mattone. Poi abbiamo il walnut stain, che è un marrone ma con una tonalità un attimino più fredda. Il vintage photo, che ha una tonalità più calda. Lo spicy marmalade, che ha una tonalità d'arancione molto bella. Il Peeled Paint, questo è il verde che vi ho detto che per sbaglio ho acquistato anche nella versione di Stress Inc. Il Cracked Pistacchio e il Fossil Eye Amber, che è bellissimo per dare degli effetti di luce. Quindi questi per il momento sono i 24 colori usciti dei Distress. Si presume che l'uscita sarà di 24 all'anno, quindi due tranche di 12. Presumibilmente, speriamo, perché addio portafoglio, se no. Ok, adesso volevo mostrarvi. Poi sono anche stordita. Non l'ho messa. Bene. Ho perso il picche raspberry, non importa, lo riprenderemo dopo. Sarà finito. No, con questo non può essere perché. Scusate, come si fa a perdere un colore? Eccolo qua. Era per mostrarvi anche la diversità del pad. Allora, questi tecnicamente sono lo stesso colore, quindi uno nel Distress Ink, uno nel Distress Oxide, ma come vedete proprio di per sé anche la confezione è diversa, il colore che c'è la sua confezione. La stessa cosa succede per i due picche da raspberry, quindi questo sembrerebbe più vivace, questo di meno. Adesso facciamo insieme una prova di timbrata. Logicamente ho messo da parte, adesso allontano un attimino, così vi faccio vedere meglio. Apriamo l'Oxide. Io in questo vi faccio vedere solo questa parte qua, un esempio, mi interessava spiegarvi le differenze e perché valeva la pena comprarle. Allora, prima che la cosa più importante, come sono dimenticata di dirvi, è che gli oxide, essendo appunto dei pigmenti, ci permettono di andare a effettuare le timbrate anche sui colori scuri, quindi sul nero. Io adesso un pezzo di cartoncino nero a portata di mano non ce lo avevo, ho trovato un marrone, vediamo se si vede lo stesso perché non è scurissimo. Ok, straccetto a me. Intanto vi mostro la differenza di per sé che hanno i feltrini. Quindi abbiamo l'Oxide che si presenta in questo modo. E guardate, il Distress Ink sembrano due colori totalmente diversi. Allora, iniziamo prendendo questo timbrino in legno, ragazzi, è il primo che mi è capitato. Lo tamponiamo bene. Vi faccio vedere anche la resa perché i Distress Oxide sono molto più pastosi. Andiamo a fare una timbrata cercando di premere bene. E questo è l'effetto che si ha guardate, una timbrata fucsia sul marrone e questo è l'Oxide. Adesso do una pulitina un attimo al tamponcino in modo da non miscelare insieme perché voglio che si noti l'effetto proprio che è la differenza tra l'Oxide e il Distress Ink. Ora passiamo alla tamponatura col Distress Ink dello stesso colore e guardate già come cambia sul nostro legno. Abbiamo un colore molto più scuro, sembra che stiamo usando un colore diverso. Guardate, in questo caso il cartoncino non è nero, scusate, chiudo un attimo il Distress Ink, quindi la timbrata si intravede, però partiamo dal presupposto che il colore è lo stesso, quindi comunque anche se non sono proprio del tutto uguali come gradazione di colori, noi avremmo comunque dovuto vedere una timbrata rosa, invece sul marrone sembra quasi che abbiamo timbrato un marrone più scuro. Se noi questo lavoro lo facevamo su un cartoncino nero, praticamente andava completamente a sparire.
e contate che adesso ancora un attimino deve asciugare, perché sia gli ink che gli oxide sono dei tamponi ad asciugatura lenta, quindi si possono anche imbossare. Vi faccio, dato che ci sono, la stessa prova su un foglio normale di carta da 80 grammi della stampante, e vi faccio vedere un attimo la differenza. Ok, utilizziamo direttamente il Distress Ink, dato che ce l'abbiamo qua. Quindi, come vedete, è un fucsia. Chiudiamo il nostro Distress Ink, prendiamo il Distress Oxide e facciamo la timbrata. Sul bianco, logicamente, la resa è perfetta di entrambi, però pur essendo lo stesso colore, vediamo se riesco a zoomarvelo un po'. Ok, la tonalità diciamo che cambia veramente non di tantissimo fatto su un cartoncino bianco, quindi l'oxide sembra rimanere leggermente più chiaro, il Distress Ink sembra leggermente più scuro. La differenza la si vede sul cartoncino scuro, e qui stiamo parlando appunto di un semplice marrone. In questo caso, volendo, si possono utilizzare entrambe, però la differenza c'è e si vede, perché con i colori normali, a meno che non siano dei pigmenti, è quasi impossibile utilizzare certi colori su cartoncini scuri. Quindi queste sono le peculiarità principali che hanno i Distress. Adesso vi farò una serie di video in cui andremo a fare delle varie decorazioni e vi mostrerò le varie tipologie di tecniche che si possono utilizzare, perlomeno quelle che io ho imparato vedendo vari video, sia di Clelia sia video di ragazze americane, anche perché loro sono tra le prime che hanno utilizzato gli oxide, e indipendentemente che stiamo parlando di oxide, di ink, di Distress, loro li usano da tantissimo tempo, quindi ci sono veramente molti video che spiegano. Quindi mi sono un po' informata perché volevo riuscire ad utilizzare questi tamponi al meglio, perché comunque di per sé sono bellissimi anche per fare delle timbrate, logicamente, soprattutto se dobbiamo farle sul colore scuro. Voi immaginatevi che io l'ho fatto adesso con il legno normale, se avessi utilizzato un tool di precisione per stampare, io avrei comunque continuato a potergli caricare il colore, quindi avrei potuto avere anche un effetto rosa più forte. Avrei potuto fare la stessa cosa anche comunque col Distress Ink, però non rimane comunque rosa, assomiglia di più a un color bordeaux. Quindi adesso faremo insieme varie tipologie di effetti, alcuni dei quali mi interessano molto anche a me, soprattutto degli effetti fatti anche sulla carta craft, che mi piace molto, ma non ho più avuto il tempo di usarla. Oggi sto registrando perché non lavoro e c'è la clemenza, non di un tempo con una temperatura proprio piacevolissima, però molto meglio degli altri giorni. Quindi io spero che intanto il video introduttivo ai Distress vi risulti utile, perlomeno per capire se come tamponi fanno per voi, se è un investimento che volete fare. Io da quando li ho scoperti me ne sono innamorata, logicamente non si può avere tutto, quindi io come Distress Ink mi fermo, a meno che non ho delle esigenze specifiche, aspetto direttamente l'uscita dei Distress Oxide. Anche perché ci sono anche molti prodotti della linea di Tommy Art che volevo acquistare, quindi devo fare un po' delle scelte. Quindi io vi aspetto al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mettete like, commentate, fate pure delle domande, nel limite del possibile, per quello che io ho imparato dalla mia esperienza, da quando li sto usando, ormai sono qualche mese, cercherò di rispondere nella maniera più esaustiva possibile alle vostre domande, soprattutto se dovete investire dei soldi per comprarli. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi risulti utile. Ciao a tutte e alla prossima!